Ismaele, tu oggi lavori come giornalista per Le Iene, ma inizi la tua carriera giovanissimo, al liceo, scrivendo sul giornalino della scuola, della mafia a Villabate, la cittadina siciliana dove sei nato. Qual è l'episodio particolare che ti ha spinto a denunciare le logiche mafiose invece di ignorarle come facevano i tuoi coetanei? Non c'è un episodio specifico, c'è il senso di rifiuto di una cultura che per tanti anni, ormai forse troppi anni, ha distrutto, afflitto la nostra terra. Sono cresciuto con il mito, così chiamiamolo, dei giudici Falcone, del Borsellino, di Impastato, e mi sono sempre chiesto che cosa avessi potuto fare io per fare qualcosa. Loro mi hanno risposto con il loro esempio quotidiano che bastava fare le piccole cose, quelle piccole cose legali che poi distruggono quelle che le grandi cose illegali. Grazie. E un'altra domanda, tu giri per le scuole a parlare di mafia, cosa dici ai ragazzi che incontri per convincerli a perseguire la legalità e a ignorare i richiami mafiosi? Ma semplicemente legalità, partendo proprio da quelle che sono le piccole cose, iniziare proprio a credere che la cultura mafiosa si basa sul non rispetto delle regole anche basilari. Allora noi come giovani dobbiamo cominciare a educare, ad educarci e a educare i nostri coetanei a vivere proprio nel rispetto delle elementari regole, indossare il casco, il sabato sera essere consapevoli che quando si fa un uso spropositato di alcol e droga, quell'uso spropositato può permettere non solo la nostra distruzione, la nostra vita, ma la vita anche degli altri. Quindi quella è cultura della legalità. Perfetto. Grazie. Prego. Grazie mille.